Rio di Pusteria è un comune italiano di circa 3.000 abitanti, nella provincia autonoma di Bolzano in Trentino Alto Adige. Situato nella parte occidentale della Val Pusteria, sulla terrazza trarienza al Rio Valles. Il comune fa parte della comunità comprensoriale della Val di Sarco. Durante il periodo invernale, Rio di Pusteria diventa un piccolo centro sciistico. Infatti, offre agli abitanti, ma soprattutto ai turisti, i centri sciistici di Maranza e Valles, che insieme formano un piccolo comprensorio sciistico, che a sua volta rientra nel più grande comprensorio del Dolomiti Superski, il primo direttamente collegato con una cabinovia dal centro del paese. Ed eccoci giunti alla chiusa. Questa chiudeva la Val Pusteria d'Ovest, poco sopra la confluenza della Rienza nell'Isarco, vicino al paese di Rio di Pusteria. Si tratta di una costruzione fortificata risalente originariamente al XII secolo. Fu costruita dai signori di Rodengo, ma già nel 1269 fu ceduta ai Gorinzia, quando alla morte di Mainardo I di Tirolo e di Gorinzia, i suoi figli Mainardo I e Alberto si divisero i territori paterni, la chiusa divenne stazione di confine. La Pusteria poi passò totalmente sotto il controllo dei Tirolo. Fu Sigismondo il Danaroso a dargli la forma attuale, ampliandolo e fortificandolo ulteriormente nell'arco di oltre 20 anni, nella seconda metà del XV secolo. Rimase seriamente danneggiata prima nel 1703 e poi più seriamente nel 1809, quando fu presa con grande sforzo e numerose perdite dall'esercito francese. Da allora è in rovina. Solo lo spostamento della strada statale al di fuori delle mura ha consentito nel 1997 un restauro della struttura. Attualmente al suo interno è prevista una mostra aperta al pubblico ogni giovedì.